Maria Luisa evidentemente individua l'ufficiale di Marina. Non per dire, ma la divisa ufficiale è molto, molto bella. Io ero appena finita la guerra. E ha visto che l'8 settembre non sei tornato alla sua tua nave, perché lui era in Vicenza Panengo l'8 settembre. Per caso, hanno cercato di richiamarlo i carabinieri per andare a Salò, e lui ha raccontato una storia bellissima dicendo, vero? Di lì del Regio Esercito, il carabiniere di Ofanengo va là, gli dice, lei è un ufficiale, c'è il guardia dei manifesti, lei deve presentarsi alla, a Salò perché... Mi ha lasciato in pace. Cioè lui ha detto al carabiniere, ma guardi che se guarda bene il manifesto, qui è l'obbligo pena fucilazione per quelli del Regio Esercito. Io sono Regia Marina, e il carabiniere, che aveva capito benissimo, all'italiana, ha detto. Ma io avevo anche detto di Galbocci, che io ero molto amico di... Ma sei conosciuto? Oggi mi ha detto comunista, ma molto corretto. Sì, è vero. Sì, sta e lui invece papà è notaio della curia, quindi certo, tutta una, certo. La storia democristiana. Ero contemporaneamente il notaio della curia, quindi ero amicissima dei vescovi, quindi sapevo tutti. Li ha conosciuti tutti, insomma. Sì, veramente. Però oggi mi dicevi che Galmozzi era corretto. Andava d'accordo. Sì, lui è un comunista doc, molto, perché mai ha entrato in tante è cose. È partigiano, quindi. Io sono comunista anche oggi, molte cose. Sì, veramente, visto come vanno le cose. Ma adesso ho sentito il discorso del Papa, praticamente. Ma l'ha detto Crozza, rispetto a Epifani, sembra c'è Guevara il Papa. Sì, è vero. L'ha detto il Papa, non l'ha detto a me, l'ha detto in TV. Crozza ha detto che rispetto a Epifani, che è segretario del PD, così lo diciamo alla telecamera, questo rimane, glielo mandiamo un clipino a Epifani. Rispetto a Epifani, il Papa sembra Che Guevara, cioè è molto più progressista. Va bene, allora adesso però vai tu, il figliolo ha fatto la sua parte, tu. Era il fascista più doc che ci fosse a Crema. Hai visto Daphne Bernardi? Daphne Bernardi? Daphne è cominciato, è un errore di stompa, perché lì è Daphne è un nome da donna, femminile. Guarda caso, anzi certamente è un caso, sia lui che il socio suo, tutti e due erano gay dichiarati, ne lo sapevamo tutti a Crema. Pur essendo sì. Di ideologia fascista convinta. Ma a quanto pare non dava, basta essere fascista, uno poteva fare qualcosa. Per questo è quello che ha fatto l'impianto di distribuzione del gas. Quello che c'è tuttora, ma l'ha fatto a sue spese, poi per anni naturalmente si è goduto lui. E quello lì è quello che vendeva il ghiaccio. Forse l'interesse che la gente ha, io ho notato quando racconto che io ho fatto 3 anni come ufficiale di Marina, in tempo di guerra, né? Quando sa che poi Mussolini è stato deposto e io ero in quel momento, ero sulla nave, ero l'ufficiale in secondo, il comandante in secondo, cioè dire, ero alla banchina a Gaeta. A un certo momento arriva una camionetta, quelli con i teloni attorno di dietro, si alza un tellone. Uno mette con una scaletta di legno di 2 o 3 gradini, esce uno, indovinate un po' chi era? Mussolini. Ve lo giuro, non vi raccontare adesso, dire le bugie anche a carico di mio.
posso dimostrarle, anche io ho la storia del mio servizio, che lo fa la Marina, c'è scritto io dove ero quel giorno che hanno deposto Mussolini. I miei ordini diranno che i vecchi sono matti a fare ancora le guerre. Io però mi ricordo che ancora imbarcato mi sono scoperto un giorno a fare il conto di cosa cominciavamo noi in un viaggio su questa torpediniera, quindi una delle navi più leggere, per fare la scorta con moglie da Napoli o da Taranto alla Libia, o quando facevamo i primi tempi, sempre quelli lì. E consumavamo quello che di benzina, va, no, non è la benzina sulle navi, come si chiama? Carburante, ecco, che cominciavamo in un viaggio di andata e ritorno. Con quello lì avremmo potuto con quei soldi che si spendeva per comprare questo carburante, avremmo costruito una bella casa. Questa cosa mi faceva impressione, cioè come si butta via in una guerra, quanta roba si ha fatte, delle migliaia o milioni di uomini. Sì, la Russia ne ha perduto 20 milioni nella guerra. Papà, ma oggi lo scopo è avere un po' di immagini, è da mettere da te in fondo, poi dopo la conversazione la fate con calma nel tuo ufficio. Io sono l'ultimo di 7 figli a Ufanengo, mio padre faceva agricoltore. A fare l'agricoltore vorreste una volta con lo dire quando trebbiavano le cose con quel, tutta una polvere, col caldo dell'estate, eccetera. Io stavo là in salotto a Ufanengo, invece dove c'era la biblioteca. A Leggetto, dovevo in bicicletta venire a Crema tutte le volte, né? Pensa, già per andare all'unità a Milano, dovevo venire in bicicletta, poi lasciavo la bicicletta lì alla stazione, noi il treno andavo a Milano prendevo il treno, andavo a restare. Frequentavo lo studio del notaio Severnini, perché non eravamo neanche parenti, no? Lui però aveva già una certa età e dopo pochi anni l'ha lasciato e l'ha ceduto a me con gli impiegati e tutto. Lo chiamavano il notario di testamento, era di un'onestà. Quando ha cominciato Mussolini là, perché l'ha voluto Hitler, non Mussolini, ha cominciato che sta contro gli ebrei, contro gli israeliti, questi molti sono scappati via dall'Italia, perché eccetera eccetera. A un certo momento uno di questi ebrei scappa da dove, non so se stava, credo fosse di Milano, comunque non era di Crema, arriva a Crema e chiede, ecco, un notaio, una persona, o comunque una persona che goda una fiducia straordinaria, e pare che tutti gli hanno detto che il notaio Severnini arriva qui e dice questa cassetta. Così dice, c'è dentro tutti i miei averi. Passa un anno, passa 2 anni la guerra e lì è finito tutto proprio. E io ero sempre da lui, perché io sono diventato notaio nel 52, e lui arriva, la scrivania è sempre quella, vero? Si siede lì di fronte e io ero quello seduto proprio in questo posto dove, come c'è lei, lo assistevo già un po', perché era già come fanno adesso con me. E lui si siede lì, lui era questo diciamo, come si chiama, dove si mettono una cosa, la cassetta dei soldi, apre questa cassetta che era inserita nel muro, tira fuori questa cassetta, la mette lì sopra e dico, ecco la sua cassetta, dico, la apro per vedere se no, che non era chiusa, da niente, non era chiusa. L'apro, invece lui la apro, dico, per vedere se c'è tutto, e è chiuso, precisa. Lui dice, ma quanto le devo per questo? Niente, dice il vecchio notaio Severnini. Io già sono rimasto un po', dico, adesso io l'ebreo prenderà uno delle più belli. C'aveva di tutto in quella cassetta grande così, ma io dico, c'era
una fortuna enorme. Dico adesso Carola, lui il notaio gli dice dice non voglio niente. Ma e lui è rimasto un po' sorpreso, ha detto guardi se vuoi scegliere, no, io faccio il notaio, non faccio il depositario dico. Però ormai la guerra è finita, tutto era finito, lui veniva qui perché lui ha rischiato anche il notaio, né? Perché se lo trovavano veramente lui era un collaboratore di un ebreo, dell'ebreo. Questo qui è la pagina di un giornale che ho fatto vedere il signor Berti. Adesso lui c'è tutti i sabati, lì il Gruber l'ha voluto. Accende quello là. Sì, guardi che bello, guardi che meraviglia questo quadro. Questo era già del notaio Severini? No, non questo è Angelo Bacchetta, è un quadro bellissimo del pittore Angelo Bacchetta. Bellissimo. Questo sì, davvero. Io stesso ogni tanto vado là in fondo, se poi va là in fondo a vederlo illuminato è stupendo, sì. Ugo Oietti ebbe parole di elogio per i dipinti del Bacchetta, specialmente per il grande quadro intitolato L'esempio alla maternità. Paolo Stramezzi era, e l'ho conosciuto molto benissimo, è quello che ha fondato la Ferriera, no? Qui a, quelli che avevano quella stupenda villa che abbiano ancora anche adesso per andare qui a sud, come si chiama, l'abbiamo detto prima, il paese a Montodine o così, che si va su di lì, sulla destra, appena fuori città, dove vanno tutti adesso a comprare il gelato. E c'aveva una raccolta di quadri, ma che era la più grossa che c'era in Italia, e penso che ce l'abbiano ancora. Io l'ho vista, mia moglie era un po' amica anche della figlia. Ero qui che facevo il notaio, tranquilla, mi telefono dalla Ferriera, vado là, e era vero che erano seduti tutti e tre, lui Stramezzi, quell'altro là, come si chiama, i Marazzi, perché c'erano anche i Marazzi, che adesso c'è una nipote di questi Marazzi, è la moglie di Beppe. Quel giorno che mi hanno chiamato per fare un verbale, erano là, li ho visti tutti i soci. Mi è venuto un po' che infatti, cominciato a parlare, ho sentito che era perché dice dobbiamo chiudere la Ferriera. Penso che erano arrivati e c'erano più di 1000 operai, né? Ma c'era mezzo Fanengo che veniva a lavorare alla Ferriera. L'hanno chiuso, l'hanno venduta, poi non so chi è uno. Ho fatto per anni a Norum il membro della... Quando uno chiedeva di costruire, c'era la commissione edilizia, quello sì, insomma, stavamo là qualche ora nel pomeriggio, io fino a quando ho avuto la firma, sono stato sempre il notaio della Curia. Facevo anche qualche buono aiuto, né? Per esempio se andate in Duomo, sulla sinistra c'è la piccola navata, c'è un bel pavimento, e quello lì l'ho offerto io perché era tutto malandato, loro non avevano soldi, mi sono sposato nel 55, Beppe è nato nel 56 mi pare. Sì. Montanelli è stato da noi, qui a Mosi, dove abbiamo una casa qui fuori di Mosi. Chi è stato mai? Perché lì c'è la più bella, la Magnolia. C'è una Magnolia immensa. Avete mai visto un albero così grande? Che lì, andando sotto, gli rami sono grossi così, come piante. Mi ricordo i miei figli quando erano ragazzini andavano su e un nome di Beppe una volta voleva fare la casetta là sopra. E lui, la cosa che lo si è colpito di più erano le rondini. Guai lui con Beppe. Mi ricordo che un giorno c'è stato sul Corriere, c'era uno che scriveva a Montanelli e diceva sì, dice lei è bravo, scrive, però dice, non è che alleva qualche, anche insegna il mestiere un po' qua ai giovani. E lui ha risposto sul Corriere, pensate un po', forse l'avrò messo da qualche parte.
sul Corriere, quando mi sono meravigliato. Come dice? Ma Severgnini è, e ha fatto anche un altro nome, non mi ricordo più, dove li mettiamo, dove, come, come dire, infatti lui fino all'ultimo si può dire guai, tanto è vero che è stato giù anche a qui ai Mosi, da noi a Pazzo. Montanelli era un, era un dritto anche lui, ma un dritto onesto. Insomma, comunque io nella mia vita ho potuto un po' vivere in mezzo alle cose.